Adesso c'è Andrea Castellani che parla del progetto e-learning della difesa. Anche Andrea è un'altra persona che devo ringraziare e dobbiamo ringraziare perché è una di quelle persone che c'è sempre, è una Questo Andrea. certezza. Sì. Sì. Perché è rimasto Italo Vignoli? E Non l'hai è una cancellato. certezza perché riesce sempre a rispondere a ogni appello. È stato di fondamentale importanza anche nel gruppo tecnico, come ha ricordato il generale Sileo. E niente, Andrea e-learning. Grazie. Vediamo se qua va bene. Allora, il titolo parla da solo, ma poi in realtà, avendo sentito il generale con le sue preoccupazioni sull'e-learning, sulla scadenza del 15 dicembre, vorrei portare un argomento a piacere, se si può fare una cosa del genere. No, in realtà è una cosa che è veramente molto interessante perché è un altro aspetto che riguarda la collaborazione, che è proprio il sinonimo forse più forte di questo progetto, che è il progetto Libera Difesa. E nella fattispecie anche con l'e-learning sta succedendo proprio questo. La stessa progettazione degli impianti e-learning è un'idea condivisa fra Liberitalia e lo Stato Maggiore della Difesa. Effettivamente facciamo un po' Che casino, sì. stranezze Ma oggi. evidentemente c'è la C'è la forza, chi ha dei font problemi, strana. ma io l'ho testata, Quindi ma mi aspetto la roba più criptata quella oggi non è sulle forza. slide. No, Ok. negli altri, Allora, in questo caso però siamo noi a prendere più l'esperienza di difesa, perché l'esperienza in questo campo, nel campo dell'e-learning, li vede molto preparati e soprattutto un'esperienza consolidata nel tempo. Il nostro comunque supporto e appoggio nella progettazione ha trovato un'architettura, un progetto condiviso, così come è condivisa la scrittura collaborativa dei documenti stessi, cioè quelli che chiamiamo storyboard, è che c'è un'influenza purtroppo, quelli che chiamiamo storyboard. Grazie anche al coinvolgimento di altri formatori di Britalia. Ok. Ah, questo è così estetico. Ok, altri. Magari mi siedo così. E soprattutto grazie anche a un coordinamento e una collaborazione con la SCUTI, che è la scuola delle trasmissioni informatica dell'esercito, a cui effettivamente che poi sono loro che si prendono cura della realizzazione di questi learning object e della produzione dei contenuti e-learning nel vero senso della parola. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quello che diceva il generale nell'intervento iniziale, cioè di un corso di base su LibreOffice in e-learning, formato da 16 moduli informativi, 10 dei quali più o meno si focalizzano sulle differenze fra LibreOffice e Office 2010, gli altri sono invece sulle funzioni di base di Writer, Calc. Successivamente, sempre come diceva il generale, diciamo, il progetto andrà avanti con corsi e-learning per la certificazione ECDL Open. Una rapida zoomata sulla struttura di questi contenuti e-learning. Ognuno di questi argomenti, ognuno dei 16 più 4 che abbiamo visto prima, è composto in questa maniera. Abbiamo un video di lezione che spiega in dettaglio l'argomento. Abbiamo un file di testo che di nuovo spiega l'argomento, quindi lo fa chiaramente dando un'altra modalità di erogazione, se vogliamo. Quindi uno è il video, un altro è un file di testo che diventa la dispensa dell'argomento e che viene poi rilasciato nei vari formati, quindi per poter essere fruibile nelle modalità ritenute più idonee, quindi l'EPUB ad esempio per un lettore ebook reader piuttosto che il semplice PDF o l'ODT nella versione editabile. Un'altra, diciamo, modalità di fruizione che è una presentazione interattiva, cioè la possibilità attraverso l'HTML5 di avere un percorso che guidi il discente in questo caso a interagire con la lezione, ad interagire con l'argomento attraverso che cosa? Sicuramente anche il video embedded, per esempio, quindi messo lì a disposizione, ma anche e soprattutto
potendo usufruire di asset che si facciano fare delle simulazioni, quindi simulazioni reali di funzionalità riproducendo un po' quello che è l'ambiente LibreOffice. Gli argomenti si chiudono con uno o più test di autovalutazione, anche in questo caso tipici, vero falso, risposte multiple, eccetera, riutilizzando gli asset di simulazione di cui al punto precedente. Tendo a, diciamo, sottolineare che questi asset sono comunque degli asset autoconsistenti, separati, e hanno, diciamo, sono studiati per avere una facile manutenzione, quindi lo sforzo di progettazione iniziale, che probabilmente ha riportato anche qualche ritardo, è anche questo, cioè trovare il giusto equilibrio fra i contenuti e un modo per poter riusare questi contenuti, lo vedremo poi nelle slide successive. E anche molto importante la possibilità di arrivare a più discenti con canali differenti, quindi diverse necessità di fruizione, quindi diversi modi di poter utilizzare, di poter usufruire di questi contenuti. Questa è una rapida anteprima dei risultati, che ovviamente non rende onore al lavoro che stanno facendo in questo momento alla Scuti, ma così, tanto per dare, questa è una solo schermata di un pezzo di un video che dimostra appunto le funzioni base, anzi o meglio le differenze in questo caso con LibreOffice 2010. Oltre alla collaborazione, se ne è parlato molto questa mattina, la condivisione è una delle parole chiavi che secondo me contraddistinguono questo progetto, e mi riferisco espressamente a quelli che sono non solo i contenuti, i learning object che vanno a produrre, che Scuti andrà a produrre, che come dicevo vengono pensati già in origine per essere utilizzati in ambienti e circostanze differenti, quindi sia nelle dimensioni sia nell'argomento che trattano, quindi con un occhio in questo caso proprio alla condivisione, cioè la possibilità di essere riusati in altri contesti. Ma soprattutto, lo vediamo sul secondo punto, leggendo la parola copyleft, cioè l'opportunità che ci viene data dalla difesa di poter riutilizzare questi contenuti. Quindi per noi che conosciamo benissimo questo tipo di approccio, sappiamo benissimo che condivisione e copyleft sono sinonimi per noi quotidiani, questo è un enorme valore aggiunto, un enorme contributo che, se vogliamo, è veramente anche una risposta al nostro supporto, ai nostri sforzi, perché potrà darci veramente per il futuro delle opportunità che ci ferma solo la fantasia, perché rimontare questi contenuti per varie necessità, mi vengono in mente i nostri impegni già a cominciare dal 2016 per quanto riguarda le scuole, oppure semplicemente immaginare a creare dei mock che possano essere formativi su LibreOffice, così nei vari contesti, e sapere di poter contare su questo patrimonio informativo è veramente un elemento molto, molto importante, molto, molto positivo. E qui però volevo ampliare con una considerazione, diciamo, di esperienza personale su questo progetto, a cui tengo veramente molto, e parlare di condivisione che va oltre questo che ho detto, quindi oltre il learning e un po' oltre il copyleft. E parlo espressamente di quello che è nato con questo progetto, cioè la condivisione, e di nuovo qua vediamo i geroglifici, fantastico, la condivisione di una metodologia, fondamentalmente, che ha in qualche modo contraddistinto l'inizio di questo percorso, che proprio definiamo spesso viaggio, con quel termine viaggio. Io credo che questo viaggio porterà poi di nuovo a una condivisione di questa metodologia, perché in realtà ho capito e ho toccato con mano che questa metodologia non è qualcosa di vivo, e l'ho provato espressamente nelle ultime riunioni tecniche, perché ho visto come la metodologia, che per noi è chiara, che per noi è documentazione, in realtà non l'ho vista quasi uscire dai nostri schemi, l'ho vista quasi uscire da questi documenti, e l'ho sentita in qualche modo e l'ho vista negli occhi e nelle parole di persone che erano presenti a queste riunioni. Queste persone non eravamo noi di Libre Italia, ma erano persone della difesa che si sono trovati, come nelle nostre precedenti esperienze di migrazione, a parlare con altri, colleghi, ma anche con fornitori, di necessità, soprattutto di opportunità che sono date da questa migrazione. E è stato molto importante, perché ho sentito, ho risentito nostre parole, ho risentito nostri ragionamenti, e ho avuto modo di apprezzare il lavoro che abbiamo fatto proprio
con le parole di altre persone, con le parole di un altro contesto, messo in un altro contesto ben più complesso di quelli che abbiamo vissuto fino ad oggi, e se vogliamo anche con gli stessi occhi, cioè ho visto gli stessi occhi di persone che effettivamente credono in questa soluzione, sono convinti fortemente di questa soluzione, quindi portano avanti gli argomenti in maniera molto convincente, molto convincente. Questo fa del nostro metodo di nuovo un orgoglio, se vogliamo, e una soddisfazione enorme, e anche la mia assoluta certezza che con questa esperienza il nostro metodo potrà di fatto crescere, perché effettivamente, come diceva, è un qualcosa di vivo, e quindi immagino che alla fine di questo percorso noi avremo un metodo ancora più rodato, ancora più migliorato per certi aspetti grazie anche a questa esperienza e grazie anche al nostro modo di continuare a dare sotto licenza libera la metodologia e la nostra disponibilità a tutti, quindi fare in modo tale che una prossima migrazione, un prossimo viaggio, e così di migrazione in migrazione, questo metodo possa sempre più crescere e diventare il nostro, la nostra, come dire, carta di benvenuto ogni volta che qualcuno ci chieda un aiuto, ci chieda un intervento. E questo è quanto. Vi ringrazio veramente. Grazie per essere qui oggi. Mi scuso per la voce, è un periodaccio purtroppo. Facciamo al turno, un anno sono Afona io, un anno è Afona Andrea, il prossimo anno sarà qualcun altro senza voce. Chiamo Stefano Epifani, che come ha già detto Italo dobbiamo ringraziare, lui fa parte del nostro comitato scientifico, è direttore di Tech Economy, è professore alla Sapienza, un sacco di cose, è un amico soprattutto, di quelli proprio con la maiuscola, e avrà portato sicuramente una presentazione in PowerPoint o in Keynote, lo sappiamo già. No, in realtà ho anche preso il frontalino della vostra presentazione, l'ho anche copia e incollato con Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, d'accordo, da sì, sì, PowerPoint. Ma ci sta un buco dove posso infilare questo aggeggio oppure? Sì, allora Andrea. Posso? Sì. No. Ovviamente sì, così cioè, mentre copriamo. È importante perché siccome c'è anche il ministro di presente, forse nella vai. Domanda forse cui Andrea da solo non può rispondere. Vai. Allora, io sono in Bolzano, siamo, se mi seguo il soggetto di migrazione, sono parte del team di migrazione, uno dei problemi che ci stiamo ponendo e che per noi è molto forte, molto grosso, è quello della formazione, quindi guardiamo molto con occhio molto di favore questo approccio dei learning, eccetera, di questi contributi. Il nostro problema sarà quello di erogare questi contributi non solo in italiano, troveremo più o meno pronti, ma di rinforzare in lingua tedesca, perché ovviamente abbiamo un problema di linguismo. Quindi la mia domanda è, questo materiale sarà disponibile e su con quali piattaforme viene sviluppato, e soprattutto sarà possibile fruirlo per rinforzare il tedesco? Allora, l'obiettivo con cui è stato realizzato è proprio quello di rilasciarlo poi in licenza copyright, quindi sarà ovviamente disponibile e riusabile, è in HTML5 e quindi questo lo rende facilmente riadattabile e riusabile anche da altri. Ci saranno ovviamente dei tempi che sono quelli della costruzione del materiale, che dipenderanno anche da noi di Libera Italia, perché noi dovremo condividere i contenuti, e la motivazione per cui è partita l'email di condivisione l'altro giorno. Faremo un lavoro di scrittura, spero il più collettivo possibile, nel senso che collettivo mi auguro che non sia solo io, però poi ovviamente questi contenuti saranno a disposizione e li potremo riutilizzare anche noi come Libera Italia, come diceva giustamente Andrea, per fare altre cose, dei progetti a scuola, eccetera. Siamo pronti?
Era questo? Sì. Siamo nati però. Perché guarda di ricevere da portare, poi guardiamo tutto tramite due eccellenti. Allora signori, io intanto vi ringrazio per questo invito e tra l'altro comincio a aprire il cerchio già che l'hanno messo così. Ci vorrà un paio di cose che volevo dire, forse ci vuole un po' di tempo. Dunque, in realtà